positivo. C'è un dato positivo perché denota un senso di responsabilità. Credo che lo stesso trend sia misurabile anche in ambito cassa fattori commercialisti, ma sono dati che non conosco, per cui non li voglio nemmeno comparare perché non parlo di cose che non so. Ma i dati del 2007 dichiarati dai ragionieri commercialisti sono in forte crescita, nonostante i problemi che vi sono, insomma, sotto gli occhi di tutti e che affliggono il nostro sistema economico. Quindi che significa? Significa che c'è una sorta di responsabilizzazione, cioè abbiamo capito finalmente il sistema previdenziale come deve funzionare, dove c'è una componente finanziaria che purtroppo non può essere sottaciuta, per come è organizzato il comparto. Allora la solidarietà previdenziale è un concetto bellissimo, del quale praticamente noi non ci possiamo ricordare, però dobbiamo anche sapere che noi non abbiamo il salvagente del TFR, per cui dobbiamo rivisitare il sistema previdenziale con logica più finanziaria. Le logiche finanziarie dicono, ma sono dati elementari, che il sistema di capitalizzazione prevede ritorni più efficienti nei primi anni di versamento. Nei primi anni di versamento per i giovani sono gli anni più duri. Quindi anche qui andrebbe introdotto un sistema migliorativo o perlomeno un sistema, un correttore che dovremmo vedere insieme. Dall'analisi dei dati che abbiamo visto, abbiamo purtroppo, e non me ne vogliono i colleghi presenti in sala che sono iscritti da più anni, hanno più anzianità di iscrizione nella cassa, ma emerge un dato che per quanto mi riguarda è allarmante, e cioè che i giovani pagano la pensione loro e quella degli iscritti, ma con una limitazione di fondo, cioè che le pensioni future non sono equiparabili alle pensioni attuali. E qui c'è una contraddizione forte rispetto alla quale il giovane non può e deve chiedere, che deve intervenire, qui te lo chiedo a Raffaele Grimaldi, lo chiedo a Paolo Santarelli, di portare avanti una politica giovanile. Inventatevi quello che volete, un contributo soggettivo, un contributo educativo, io non lo so, non faccio il tecnico, vi osservo con attenzione e parlo da voi. Ma non è possibile che questo sistema arrivi alla determinazione che è una contraddizione nei termini. E quindi qui c'è da... il tema è indubbiamente caldo, è un tema sul quale io ritengo che bisogna intervenire con uscire. Un altro tema che ho citato, ho affrontato, è il tema della formazione, che è proprio un tema molto molto importante. Ricordo benissimo che uno dei primi lavori, fatto forse i primi di gennaio, da questo Consiglio Nazionale, il 2 già era la tecnologia, rinunciando, anche accorciando anche le feste natalizie, è come stata la struttura di regolamento della formazione, dove tutti quanti abbiamo tirato un sospiro di sollievo, perché in un'interpretazione che io condivido, insomma, che mi fa anche piacere, si era previsto nel rispetto delle competenze degli ordini territoriali, che sono sovrani ovviamente nella gestione della formazione, non potrebbe essere altrimenti, ma si era previsto la possibilità di riconoscere agli organismi di categoria rappresentativi dell'intera categoria la possibilità di esercizio della formazione. Abbiamo fortemente discusso su questo discorso, abbiamo chiesto. Mi rendo conto che il problema è di difficile soluzione, ma va trovata innanzitutto una risposta, perché, e cito delle realtà che ci riguardano, nelle quali non riusciamo a trovare un punto di incontro con gli ordini locali per fare formazione. Per tutti, Bergamo e Monza, per fare nome e cognome, per esempio. Noi abbiamo una difficoltà operativa, nonostante noi facciamo la formazione secondo i canoni, cioè ricorrendo a, e ci proponiamo come formazione, il nostro comparto formativo in collaborazione con l'ordine di appartenenza non viene preso in considerazione. Allora, io non so come è possibile risolvere questo problema senza creare nessun allarmismo generale, ma vorremmo da questo punto di vista, conoscendo bene qual è la metodologia dell'approccio, una risoluzione al problema, perché stiamo vivendo male questa situazione, anche perché la formazione obbligatoria parte da un dato importante, cioè 90 ore di formazione gratuita, ma la gratuità della formazione non è per chi la fa, ma per chi ne usufruisce. La formazione è a beneficio di chi usufruisce, cioè dell'iscritto dovrebbe essere insita nella quota di iscrizione di iscrizione di appartenenza all'anno. Ma la formazione gratuita molte volte non è sinonimo di qualità. Per fare in modo che la formazione gratuita sia di qualità, il costo della qualità qualcuno lo deve assorbire. Allora, noi potremmo essere l'anello giusto per andare verso questa situazione, e quindi ci aspettiamo praticamente da questo punto di vista un indirizzo forte e un aiuto, perché abbiamo sul territorio dei problemi.
Chiudo, e sono stato relativamente rispettoso dei tempi, e cercando di dare una risposta a Massimo, amico mio, io la risposta te la do, e adesso faccio ricorso a, mi aiuta il tema di fondo. La fusione è uno strumento giuridico importante, però studiando lo strumento fusione, che oggi è la tema, quindi ho cercato di prepararmi, io mi sono innamorato della fusione inversa, questo è il problema. Essendo innamorato della fusione inversa, diventa un problema concettuale l'applicazione di questo sistema al sistema. Era una battuta, chiaramente stiamo lavorando affinché, indipendentemente dal discorso fusione, si arrivi veramente a un discorso di federazione unica, perché come sollecitati anche dal Presidente Sicilotti c'è necessità. Anzi, io chiedo al Presidente Sicilotti di, perché in più di una circostanza nel programma Sicilotti e nel Consiglio, questo è il Consiglio nazionale, c'è volontà di fare sindacato, le porte sono le porte aperte, fatele insieme a noi il sindacato. Quindi su tematiche importanti, senza sovrapporci, chiediamo al Presidente Sicilotti di istituire un osservatorio permanente su tematiche importanti, dove far confluire anche la nostra voce, ma all'interno, perché qua all'esterno lo fate bene voi. Grazie.